Lo scopo di questo progetto è quello di rendere il quartiere il microcosmo del futuro ed è il sottotitolo anche del progetto stesso. Quindi vogliamo partire dalle specificità del nostro quartiere, dalle tradizioni storiche, popolari, dalle varie caratteristiche insomma, che lo individuano, per poter rappresentare un quartiere che sia una sorta di mappa per il futuro delle periferie. Quindi puntiamo a realizzare delle attività che migliorino e che aumentino la coesione sociale, l'integrazione, la creatività anche, soprattutto dei giovani se vogliamo. Quindi avremo un programma molto ricco, diciamo, di attività dal punto di vista dello sport, altre attività dal punto di vista culturale, altre di laboratori insomma, in cui appunto per la creatività, per sviluppare la creatività delle persone. Gli eventi ovviamente saranno tutti gratuiti, vorrei specificarlo, aperti a tutti i cittadini, non solo a quelli del quartiere ovviamente. E partiamo il 26 gennaio con Nonni in Salute, quindi è un appuntamento dedicato agli over 70, quindi un momento formativo dal punto di vista dell'educazione appunto sportiva o insomma della salute. La palla passa al quartiere quinto, che si è aggiudicato questa competizione con un programma ricchissimo, 55 appuntamenti in 6 mesi, un grande coinvolgimento del tessuto associativo, artistico, sportivo del quartiere. Questo programma entra a far parte del dossier di Pesaro 2024. Oggi stesso, 18 gennaio, era attesa il responso sulla shortlist, quindi delle 23 città rimaste una scrematura per arrivare a 10. Ci hanno comunicato nei giorni scorsi che la commissione nazionale si è data un po' più tempo, quindi comunicheranno ufficialmente le 10 rimanenti in corsa il 1° di febbraio. Motivo in più per continuare a crederci, a sperarci, anche se sappiamo che sarà molto complicato.